Siamo giunti al quarto e ultimo giorno dei nostri esercizi spirituali, guidati, aiutati, sostenuti, incoraggiati dall'amico Apostolo Giacomo che ci fa dono di questa bellissima lettera. Anche questa giornata, in questo momento di meditazione, vogliamo iniziarlo con l'invocazione dello Spirito Santo perché ci accompagni e ci guidi, per un ascolto attento, vero e profondo della parola di Dio, in particolare del quinto capitolo di questa lettera. Capitolo conclusivo. Ascoltiamo qui la parola. E ora voi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati alla tana. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco il giudice alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di comprensione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra, non fate alcun altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. Chi tra voi è nel dolore preghi, chi è nella gioia canti inni di lode. Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. La preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà, se ha commesso peccati vi saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente la preghiera fervorosa del giusto. Elia era un uomo come noi. Pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore della sua vita di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Nel quinto capitolo troviamo ancora un'immagine che è un po' l'immagine principale, quella appunto dell'agricoltore, esempio di un'attesa che rinfranca il cuore. Anche in questo quinto capitolo, come nel quarto, Giacomo inizia con alcuni rimproveri e un'apertura minacciosa. I versetti dal primo al sesto prendono a schiaffoni ricchi, con toni violenti e sterminatori. Poi Giacomo si calma un po' e ci chiama tutti fratelli al versetto 7. Pare che Giacomo abbia deciso di occuparsi dei ricchi alla fine della lettera, riservandosi, potremmo dire, il colpo più feroce. I destinatari delle righe di Giacomo, tuttavia, non sono ricchi e basta. Hanno accumulato sfruttatamente, hanno rubato il salario ai propri lavoratori, hanno mozzafiato i curanti degli altri, sono assassini crudeli e impuniti. Insomma, Giacomo ha ragione ad essere furioso. In questi primi versi, siamo attenti a non essere faciloni nel dire, vabbè,
io non sono ricco e comunque non sono così criminale. Proprio il versetto 7, state dunque costanti, fratelli, ci ricorda la fraternità che tutti ci unisce e ci coinvolge, poveri o ricchi, cercando insieme di essere il meno criminale, criminali possibile. Ed ecco allora l'immagine del nostro agricoltore, esempio di costanza. Entra in scena a conclusione della requisitoria contro i ricchi e orienta la nostra attenzione verso un dato positivo. Come dobbiamo agire per evitare il giorno della strage riservato ai ricchi cattivi? Il rimedio è la perseveranza e la costanza fino al ritorno del Signore della gloria. Il nostro agricoltore modello è uno che sa aspettare, ma non è passivo. Sta aspettando perché ha seminato, ha fatto la sua parte e adesso è in uno stato di costanza attiva. Essere costanti suppone uno sforzo, una ricerca, un'attenzione. Non si tratta di essere immobili. Il versetto 8 sottolinea questa dimensione con un invito derivato dall'esempio dell'agricoltore: rinfrancate i vostri cuori. Questo è un grande punto di esortazione. Il nostro agricoltore modello porta quindi in sé dei caratteri che lo orientano verso il futuro, ha seminato e attende il frutto. Accompagna attentamente questa attesa, quasi stesse continuando a seminare. La terra fa la sua parte, la pioggia anche, ma l'agricoltore è ben sintonizzato, palpita insieme al futuro germoglio. Questo tempo di attesa viene qualificato, fuori di metafora, come tempo per rinfrancare il cuore. Il futuro a cui guarda Giacomo è la venuta del Signore, una venuta oltre la fine dei tempi, ma certamente anche un tempo presente, un adesso, nell'incontro con il Signore, nella nostra quotidianità, nella nostra vita, in questo mondo, in questo tempo, anche in questi giorni di esercizi spirituali. Ora tra i nostri compiti di agricoltori attivi, dal cuore rinfrancato, vi è sicuramente la missione. Non possiamo infatti aspettare l'avvento definitivo del regno senza occuparci generosamente nella diffusione del regno stesso. Potremmo dire che la missione, l'azione apostolica, è il frutto attivo delle nostre attese da agricoltori. Noi attendiamo, ma mentre attendiamo questo dono del Signore, comunque collaboriamo con Lui nell'avvento del Suo regno. Quindi ci muoviamo nell'azione apostolica, nella missione. Dobbiamo essere dunque pronti a intraprendere questa missione. Nel versetto 10 Giacomo ci chiede di non lamentarci, nel versetto 10 di essere beati perché pazienti, simile appunto ai profeti, nel versetto 12 di non fare giuramenti. Se appunto noi siamo limpidi ed onesti, non abbiamo bisogno per essere credibili. E poi ancora, nei versetti 13-15 ci invita a pregare, a cantare inni, a nutrire con la preghiera la nostra esperienza di salvezza, sia che viviamo situazioni di dolore, sia situazioni di gioia, sia situazioni di malattia, sia situazioni di conversione. E poi, ecco, i versetti finali, 19-20, ci chiede di ricondurre tutti alla verità e alla salvezza. Ecco, penso che non ci sia conclusione più bella di questo percorso che abbiamo vissuto in questi giorni, mettendoci in ascolto appunto di questa lettera di Giacomo e cercando di cogliere queste immagini, l'immagine della nave che appunto viene di là con responsabilità, l'immagine, ecco, dell'oliva che rimane la sua singolarità, l'immagine dell'agricoltore che con pazienza attende che arrivi il frutto che lui ha seminato. Ma nel frattempo questa attesa è un'attesa attiva, con tutte immagini che ci aiutano, ecco, nella nostra vita ad essere uomini e donne responsabili, uomini e donne agricoltori pazienti, uomini e donne che rimangono olive, uomini e donne cioè che con la loro singolarità, con la loro, ecco, con i propri carismi, con la propria diversità contribuiscono insieme a edificare appunto il regno di Dio. Ciascuno di voi sicuramente lo fa all'interno del mondo associativo, di dove si trova, nei
anche se purtroppo questa pandemia ci ha portati a non poter essere molto presenti, ci auguriamo di poter ritornare anche una azione apostolica più attiva, più presente, più vicina, perché sì, sicuramente siamo rimasti in contatto attraverso questi mezzi, attraverso diciamo online, a remoto, però è importante che ci ritroviamo, che ritorniamo ad essere vicini ai fratelli e alle sorelle, che ritorniamo a vivere una missione che appunto possa essere concreta, cioè fattiva, e quindi con una presenza ecco, fisica, non soltanto appunto la presenza spirituale che è importante e che ci ha tenuti, ripeto, uniti insieme tutto questo tempo e anche in questi tre giorni, ma veramente c'è bisogno che sentiamo anche il calore, la presenza dell'altro. Ecco, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo perché possa presto questa pandemia ecco, allontanarsi da noi, perché possiamo tornare alla normalità, perché ripeto che questo regno di Dio possa sempre di più crescere, e preghiamo per tanti fratelli e sorelle che ancora stanno soffrendo, negli ospedali, nelle case, tante famiglie che ancora hanno i parenti lontani, non possono vederli, e in modo particolare preghiamo anche per tutti i nostri defunti. Per questo motivo in particolare vorrei ricordare ecco, i due moderatori che ci hanno lasciato in pochi mesi, Don Janusz, che è morto il 5 ottobre scorso, e Don Luigino, il carissimo Don Luigino, che ci ha lasciati il 24 maggio scorso. Loro dal cielo possono veramente continuare a pregare, a intercedere, a vegliare sul cammino dell'associazione, di questa bellissima opera del Beato Luigi Novarese, su tutti i gruppi, sul cammino dei sacerdoti, delle sorelle, dei fratelli e di tutti noi e di ciascuno, perché il loro esempio di apostolato, bello, profondo, vero, sincero, zelante, possa essere da stimolo per tutti noi, perché possiamo continuare ad amare e servire il Signore nella Chiesa, ciascuno nella sua vocazione, ciascuno secondo il proprio carisma, ma tutti con l'unico obiettivo di rendere gloria a Dio e di condurre tanti fratelli e sorelle verso appunto la strada della salvezza, cioè verso l'incontro con colui che è la nostra salvezza e che è anche la nostra risurrezione, la nostra vita. Tanti auguri, buona preghiera e buon estate.